Ciao ragazzi, eccomi qui. Sono stato in trasferta di lavoro all'estero per qualche giorno, poi ho anche abbinato un giorno di vacanza. Tantissime attestate di stima, Giuse, dove sei? Come tu stai? Che tu fai? Mi fa piacere vedere tante persone che mi vogliono bene. Mi fa piacere. Se calcisticamente parlando vi sono mancato, mi fa piacere anche perché su YouTube spesso, ma non lo dico per fare il presuntuoso, ma si sentono solo cazzate, soprattutto a livello calcistico, gente che non sa nemmeno come l'è fatta una palla da calcio. Mercato, arrivavano quattro attaccanti, con il discorso degli extracomunitari non ci hanno capito nulla, non hanno capito che Taremi non poteva venire, esce Sanchez. Cioè, voglio leggere un messaggio di Alex Seghezzi che mi ha scritto su Instagram un'oretta fa: ciao Giuseppe, come stai? Sono tanti giorni che non vediamo il tuo video. Comunque avevi ragione, mercato senza nessun arrivo di un attaccante, lo dissi subito dopo Buchanan, senza saper nulla, io sono andato per logica. E stadio a San Siro con diritto di concessione per tantissimi anni. Voi lo sapete, io ho sempre detto che per me l'Inter rimarrà a San Siro con la ristrutturazione, giocando a capienza ridotta, ed è quello che stanno scrivendo in questi giorni. Ci sono video di 6 mesi fa, di 7 mesi fa e di 8 mesi fa, quando tutti parlavano di Lozano e ora vogliono far capire che anche loro parlavano di ristrutturazione, ma io non voglio far polemica. Giuseppe, come facevi a sapere che non sarebbe arrivato nessun attaccante? Io non lo sapevo, l'ho dato per scontato, perché ad oggi la proprietà, il proprietario, la proprietà è cinese, non c'è nessun passaggio di quote e dal mercato di gennaio hai capito che non è cambiato nulla, perché è stato preso Buchanan, che in prospettiva è sicuramente un ottimo acquisto, ma ad oggi se lo metti esterno è poco difensivo per fare l'esterno, il quinto intendo, se lo metti attaccante è poco attaccante per fare la punta, quindi deve migliorare questo ragazzo, ve lo stanno dicendo in tutte le salse, perché a livello tattico è acerbo. Da lì poi a dire può crescere, come lo stesso Bissek che in qualche mese ha fatto dei miglioramenti notevoli. Quello è tutto un altro discorso, ma ad oggi su Buchanan ci si può contare fino ad un certo punto. È un acquisto che vedremo molto molto più là, perché secondo me giocherà molto poco da qui alla fine del campionato. Quindi nessun passaggio quote, nessun Icardi, nessun Taremi, non è arrivato nessun attaccante, ma anche perché, vedi, la gente che ha letto il calcio solamente sui giornali non sa una cosa, che una delle armi più potenti che può, cioè una delle armi più potenti di una squadra, indipendentemente dalla qualità dei calciatori, che tutti sottovalutano, è il gruppo. L'Inter quest'anno ha un gruppo d'acciaio. L'Inter quest'anno ha un gruppo d'acciaio. Io quando giocavo, ho giocato anche in squadre fortissime dove io ero il primo matto quando giocavo. Matto perché ero un po' indisciplinato con l'allenatore, mi diceva rimani lì, stai in quella zona, io invece giravo dove mi pareva. A questi livelli qui ero matto, qualche espulsione ci mancherebbe, ma ho giocato soprattutto in delle giovanili di livello alto con dei ragazzi fortissimi, dove però ognuno andava per conto suo, dove non c'era più di tanto gruppo, ognuno voleva brillare più dell'altro e non abbiamo raggiunto nessun risultato, eppure eravamo tutti fortissimi, ragazzi giovani, giovanissimi. Capito? Se te riesci a fare gruppo, se un calciatore si stima con l'altro e viceversa, cioè è più potente di una squadra di fuori classe. Se te prendi l'Inter dei triplete era la squadra più forte d'Europa, secondo te? No, era una grandissima squadra, ma lo stesso Barcellona, preso uomo per uomo, era molto più forte di noi. Perché l'Inter fa triplete? L'Inter fa triplete perché ha un gruppo d'acciaio e questo è un Inter che ha un gruppo d'acciaio. Motivo per cui non hai preso anche un attaccante perché potevi andare, tra virgolette, a minare un po' gli equilibri del gruppo. Perché se devi prendere, visto che non ci sono soldi, se devi prendere un attaccante come Caicedo, cosa lo prendi a fare? Anzi, è servita di lezione quella roba là di Caicedo, capito? Perché comunque Sanchez che non ha fatto nulla, Arnautovic che non ha fatto nulla, sono stato il primo a criticarli. Ma riescono a stare in un contesto di un gruppo. Magari arriva un altro e non ci sta in questo contesto qua. Capito che ti voglio dire? Quando
A me fu chiesto un mese fa: Giuse, che attaccante prenderesti? Nella live che poi dopo è stata per copyright è stata cancellata. Io dissi in quella live, e chi di voi l'ha vista lo può tranquillamente, diciamo, testimoniare. Io dissi: innanzitutto va preso un attaccante che riesca ad integrarsi in questo gruppo solido, perché l'Inter ha un gruppo solido ed è fondamentale per vincere. Avere un gruppo solido così è fondamentale per arrivare a certi risultati. Motivo per cui non è arrivato uno. Motivo due: la proprietà è sempre la stessa, non ci sono soldi. Quindi per quello io dissi: guarda, dopo Buchanan non arriverà più nessuno, secondo me. Ma lo dissi senza sapere nulla, perché io non sono un insider, io sono un tifoso come voi. Basta ragionarci sulle cose. Come quelli hanno fatto quel bordello sugli extramunitari. Arriva Taremi, Taremi non può arrivare. Non ci capisco, Icardi, ma oh ragazzi, ma quante puttanate dobbiamo sentire ancora? Ma quante puttanate dobbiamo sentire? Io la voglio guardare, io sarei stato il primo a prendere un attaccante, attenzione, ma guardandola dal lato positivo, il signor Arnautovic e Sanchez, peggio di così non possono fare, possono fare solo che meglio. E se fanno meglio, riescono a dare, non ti dico tanto, se riescono a dare un 30-40% in più rispetto a quello che hanno dato nella prima parte della stagione, noi siamo a posto per quest'anno. Poi è normale che il prossimo anno tu ti devi fregare, frugare in tasca e comprare almeno un attaccante buono. Su quello non ci piove, ma per ora va bene così. Proprietà cinese, non ci sono soldi, c'è un gruppo comunque da tutelare, tra virgolette. Chi vuoi comprare? C'era solo un giocatore che poteva fare, uno o due, che poteva fare la differenza da subito nell'Inter. Gudmundsson, che ora parla a tutti di Gudmundsson, come Kefren Turam. Io ho parlato di Kefren Turam l'anno scorso, ora tutti Kefren Turam. L'avete visto il giocatore è Kefren Turam? Quello, a me se mi chiedi qual è il primo giocatore che vuoi all'Inter il prossimo anno, io ti dico Kefren Turam. Sanabria o Gudmundsson, uno dei due ci poteva dare una grande mano. Te l'ho detto 2 mesi fa. Ma non sono prendibili, quindi è giusto rimanere così da un lato. Contro la Juve, l'Inter secondo me farà la sua partita. Turam sì, può essere un'arma vincente. Perché? Perché Tikus Turam nelle partite di alto livello, in quelle decisive, c'è sempre, timbra sempre il cartellino di cosa stai ragionando. Tikus è un fuoriclasse. Miglior coppia, poi anche lì, ok, l'attaccante serve, ma questa è la miglior coppia d'Europa d'attaccanti, ma di cosa ragioni? Questi tra assist e gol fanno paura. Lo so che bisogna stare attenti che non gli venga un raffreddore, ma non si può vivere con la paura, ragazzi. Non si può vivere condizionati. Oia, se si fa male, speriamo non si faccia male, speriamo non prenda la febbre. Non bisogna vivere condizionati. Bisogna vivere sempre con la mentalità positiva. Poi, quando succederà, la affronteremo. Ma dov'è il problema? Certo, può essere un'arma Thuram, me l'avete chiesto in tanti. Perché? Perché secondo me si potrebbe spostare un po' più sulla fascia e far uscire uno dei loro difensori e magari colpirli in verticale con gli inserimenti. Quanto abbiamo giocato in verticale con la Fiorentina? L'anno scorso giocavamo prettamente sulle fasce. Quanto abbiamo giocato in verticale sulla Fiorentina? Vedi che poi ci sono anche delle varianti che l'anno scorso non esistevano, perché l'Inter in verticale è pericolosa, soprattutto con Thuram. Li ostingi comunque a stare bassi, li ostingi a non venirti a prendere alti, oppure lo possono anche fare, come ha fatto la Fiorentina, ma poi l'Inter in 3 o 4 occasioni poteva fare gol tranquillamente, soprattutto nell'azione dove Thuram purtroppo scivola, sviene. Quindi è una partita dove secondo me noi abbiamo 2 risultati su 3, te lo dico subito, poi approfondiremo il discorso tattico di questa partita. Noi abbiamo 2 risultati su 3, di cosa stai ragionando? Sono loro che devono vincere. Noi abbiamo 2 risultati su 3, normale. Noi abbiamo un match point clamoroso, perché poi a livello morale li possiamo tranquillamente massacrare. Io sono carico, te lo dico, occhio perché spacco la televisione a questo giro. Comunque,
Centrocampo siamo a posto, in difesa fondamentalmente siamo a posto, davanti lo sappiamo tutti, però tanto ormai non ci si può fare più nulla, è inutile piangere sul latte versato e io non ho mai illuso nessuno, anzi io ti ho sempre detto guarda che non arriva nessun attaccante a gennaio, non c'è nessun passaggio vuote, l'Inter ad oggi è cinese al 100%, quindi è inutile fare i voli pindarici, ma guardala dal lato positivo, perché tanto non puoi fare altro, Arnautovic e Sanchez, peggio di come hanno fatto nei giorni d'andata non possono fare, possono fare solo che meglio, soprattutto Sanchez nelle temperature tropicali dove incomincia a farti vedere l'addominale, capito, fisichino asciutto come lui, magari quella mezz'ora ti può dare una grossa mano, Arnautovic idem, non può fare altro che meglio, quindi cerchiamo di essere un po' più positivi, sappiamo benissimo che tanto Zanghi prestito non lo può restituire, sappiamo tutti che deve cambiare la proprietà, sappiamo tutti dei debiti, sappiamo tutto, noi soprattutto ve l'abbiamo detto mille volte, anzi a breve ci sarà una live su Oaktree definitiva, perché di cazzate ne sono state dette tante, ci becchiamo più tardi, ciao Inter.